Ma conoscevo Rotone, che ci ho fatto tante partite e ero già, diciamo, colpito da tifoseria che c'era, quindi era una spinta in più a venire, insomma, era quella. Peccato che non sono allo stadio, perché ci poteva andare una grande mano in questo momento. E sono venuto a Crotone perché ho sentito l'amore dei miei compagni, dell'allenatore, della società, nel prendermi e nel volermi in tutti i modi. E quindi, dopo 2 anni un po' particolari, avevo bisogno di questo. Ma abbiamo sbagliato la partita, insomma, c'è poco da dire. E dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme e cercare di fare più punti possibile, insomma, per raggiungere la salvezza. Ma io sono arrivato ho fatto un allenamento e la partita, insomma, il giorno dopo, quindi ho poco tempo per dare giudizi, insomma, e in questo momento servono anche poco, insomma, quelli. Come ho detto prima, dobbiamo rimboccarci le maniche, fare affiatamento, insomma, il gruppo, unirci e continuare nelle nostre idee e crederci, perché solo così possiamo salvarci. Ma in mia arrivo è stato bellissimo, tuttora sono felicissimo della scelta che ho fatto, mi sono trovato super benissimo con tutti, per me questa è come una grande famiglia, insomma, e come ho detto è quello che cercavo, quello che avevo bisogno per tirare fuori tutte le mie qualità. E ho detto quindi il gruppo è bello e li ringrazio perché davvero mi hanno fatto sentire a casa. È stata una partita difficile perché il Milan è pieno di campioni, la prima in classifica, però noi dobbiamo andarli su me senza paura, spensierati. E seguendo il mister, quello che ci dirà di fare, di farlo, perché sarà l'unico modo che cerca di fare qualche punto là, insomma. Ma il numero 54 è la somma delle date di nascita di me, mia moglie, insomma, i bambini, e quindi il numero 54 ho preso quel numero. Ma il Crotone è in grado di salvarsi, perché se no non avrei fatto questa scelta, insomma. E il girone è difficile, tutti lo sanno, le squadre sono tutte forti, ma noi dobbiamo continuare, insomma, a seguire il mister, puntare su quello, puntare sul gioco, perché è una squadra che gli piace giocare e non aver paura, insomma. Beh, io conoscevo Alex e Luca, insomma, sono miei amici, soprattutto Luca per me è come un fratello, però come ho detto ho subito fatto, diciamo, amicizia con tutti e sono contento di questa cosa.